Siamo qui puntuali con l'appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Sono ore di grande trepidazione in Casa Foggia. Da una parte il campo con il responso atteso per domenica prossima a margine del match contro l'Avellino, che dovrà in buona sostanza dirci se alla fine la formazione di Zdenek Zeman farà parte o meno della griglia di partenza dei playoff. Ovviamente ci auguriamo che i rossoneri alla fine ce la facciano, seppure soltanto sul filo del gong. Dall'altra invece le vicende squisitamente legate alla giustizia sportiva, anche queste vicende molto calde, perché sono strettamente concatenate anche all'esito finale di questa stagione. C'è attesa di conoscere quello che sarà poi il responso definitivo da parte del Collegio di Garanzia del CONI in merito al ricorso presentato dalla Foggia per ottenere la restituzione dei famosi due punti che ancora pendono nella classifica dei rossoneri in questa stagione. Avrete notato che Foggia è l'unica formazione che sta scontando appunto una penalizzazione dopo l'esclusione del Catania, e capirete bene insomma che sono due punti che assumono un grande valore, perché riaverli indietro insomma con ogni probabilità significherebbe anche avere la certezza pressoché matematica di esserci dentro la griglia di partenza dei playoff. Bene, nelle ultime ore abbiamo avuto il piacere di interloquire con l'avvocato Edoardo Chiacchio, che è il legale del Foggia, che sta seguendo questa controversia che oramai si porta avanti dallo scorso mese di novembre. Finalmente sappiamo che c'è una data ufficiale in cui ci sarà il dibattito definitivo, che stabilirà poi se questi due punti torneranno o meno al legittimo proprietario, vale a dire al Foggia. Questa data è il 29 di aprile, ma come, vi starete chiedendo? Domenica 24 si chiude la stagione regolare e il Collegio di Garanzia si esprimerà soltanto 5 giorni dopo. Pensate, 48 ore prima dell'eventuale disputa dei playoff, in cui il primo turno appunto è fissato per il 1° maggio. Anche in questo caso l'avvocato Chiacchio è stato, come dire, illuminante, perché in buona sostanza ci ha detto: attenzione, prima di tutto c'è la giustizia sportiva, poi l'evento agonistico. Quindi se la giustizia sportiva, come tutti ci auguriamo, restituirà indietro al Foggia i due punti, di fatto andando anche a mutare quella che sarà la classifica finale dopo la stagione regolare, automaticamente ci sarà anche lo slittamento del primo turno dei playoff. E questa è una notizia importante che ci mette anche, come dire, ci mette nella condizione di essere più tranquilli, perché questa decisione attesa per il 29 dopo la conclusione del campionato invece ci faceva pensare insomma ad un esito negativo. Così non è, questo ci fa molto piacere, anche perché insomma questa concreta possibilità di rivisitazione della classifica finale consente al Foggia di alzare un attimino lo sguardo verso l'alto. Già, perché domenica arriva l'Avellino a Foggia e pensate, in caso di vittoria e quindi di 3 punti in più in classifica, si potrebbe aprire anche uno scenario che sembrava completamente dimenticato: la possibilità concreta addirittura di chiudere al 7° posto, e sarebbe un grande traguardo, perché insomma consentirebbe oltretutto alla formazione di Zdenek Zeman di giocare il 1° turno davanti al pubblico di casa. Insomma, sarebbe sicuramente un bel vantaggio, ma bisogna procedere con ordine. Ora, testa rivolta soltanto all'appuntamento con l'Avellino, a, come dire, questo remake, se vogliamo, del 2007, che deve possibilmente dare 3 punti al Foggia, perché quella poi insomma sarebbe
davvero la vera chiave di volta di tutta la stagione dei rossoneri. Poi quello che verrà dopo lo seguiremo soltanto successivamente. Vi aspetto domani. Ciao.